Greetings, world. We are Anonymous. Attenzione, in Italia si sono insediati gruppi fascisti stranieri che hanno l'intento di protrarre azioni di propaganda. Naviasto entra apertamente nelle piazze italiane, manifesta l'idea di impedire ai russi di parlare la propria lingua. Noi abbiamo grande problema con la nostra lingua, perché se noi abbiamo lingua nostra statale Ucraina, il governo di Yanukovych vuole mettere altra lingua regionale, lingua russa. Noi pensiamo che il nostro nazio, la nostra nazione ha il diritto di proteggere la nostra terra, la nostra libertà, la nostra lingua. Anche noi chiediamo aiuto del popolo del mondo, del popolo europeo. In Ucraina viene parlato normalmente il russo anche a piedi nella capitale. Il russo in Ucraina è sempre stata la prima lingua e erroneo credere che i russi siano una minoranza. L'Ucraina è sempre stata una regione della Russia, anche prima dell'URSS, fin dal tempo degli zar. I russi sono autoctoni dell'Ucraina e da lì che si sono espansi. La lingua che parlano gli ucraini è il russo, mentre la lingua che noi dal 91 erroneamente chiamiamo ucraino in realtà è il ruteno, che ha cambiato nome per motivi politici. I golpisti in Ucraina, sostenuti all'estero da gente come Nadia Stoico, appena saliti al potere, hanno varato leggi razziali che prevedono il carcere a chi in Ucraina parla il russo. Nadia Stoico in Italia diffonde l'idea di vietare il russo in Ucraina, non sapendo che in Italia nelle regioni di lingua tedesca il tedesco è parificato alla lingua italiana e nelle regioni di lingua francese il francese è parificato alla lingua italiana. In Italia i dialetti regionali hanno lo status di ufficialità. Nadia milita in un partito fascista e il suo scopo è fare del proselitismo in Italia a favore dei movimenti russofobi. Nadia Stoico appoggia forze politiche che in Ucraina si sono apertamente dichiarate essere la reincarnazione del fascismo. In Italia l'operato di Nadia Stoico lo si configura come apologia del fascismo, un reato penale grave. Una volta espiata la pena prevista dall'ordinamento giuridico, deve essere rimpatriata nel suo paese, dove avrà modo di meglio seguire le sue ideologie politiche e spiegarle anche ai russi.